Preparatela con la caldo che Natale è alle porte. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo tutorial in vista del nostro Natale. Mai un Natale sarà stato così scintillante e luminoso come quello che vi propongo oggi. E infatti oggi faremo una sorta di lanterna barra centrotavola barra decorazione tutta fatta con la pistola a caldo e la colla a caldo. Siete curiosi? Un albero di Natale senza precedenti su Arte per te. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Per fare il nostro alberello di Natale con la colla a caldo ci occorre soltanto qualche stecca di colla a caldo glitterata. Io ho queste mini stecche che non utilizzo mai e che adesso voglio utilizzare così. Un lumino di questi, io l'ho preso dai cinesi, di questi qua a LED che si accendono, sono carinissimi e fanno una luce pazzesca. La pistola per colla a caldo, ovviamente. E poi ci occorreranno anche un foglio di acetato, una spillatrice e poi della carta forno. Cominciamo subito. Non appena la colla si sarà sciolta, potete cominciare a premere sulla carta forno dei bottoncini, delle palline, diciamo così, di colla. Tutta glitterata. Wow! Come vedete li faccio di colori differenti, oro, argento, sbizzarritavi con la creatività e con tutto quello che avete nei fondi dei cassetti. Bene, fatti tanti cabochon di mille colori diversi, lasciamoli asciugare completamente e mi raccomando, attenti a non bruciarvi, non li toccate quando sono ancora caldi. Se non avete le stecche di colla a caldo glitterata, ma volete provare a farlo lo stesso, possiamo fare un procedimento leggermente inverso. Io qui ho della colla a caldo normale che spremerò così, creando i miei cabochon di colla a caldo. La mia non è una colla a caldo trasparente, diventerà così, lattiginosa. Esiste anche la colla a caldo trasparente ed è la migliore a mio modo di vedere perché così potrete fare una cosa bellissima che ora vi spiego. Quindi premete così le vostre perline di colla a caldo, lasciatele asciugare. Ad asciugatura avvenuta prendete uno smalto e semplicemente dipingete la parte superiore della vostra perla, del vostro cabochon, proprio come se steste dipingendo le unghie. Fate una o due passate a seconda della coprenza del vostro smalto. Con il foglio di acetato creiamo un cono ben appuntito e casomai con una pinzatrice assicuriamo una volta creata la curva che vogliamo. Chiudiamo poi bene anche dall'altra parte con un altro puntino di colla. Con un paio di forbici tagliamo e facciamo il cono della altezza che ci interessa. Ok, il mio sarà così, un 18 centimetri in altezza. Adesso, una volta assicurato ben bene il tutto con la colla a caldo, faccio raffreddare e seleziono le mie perline. Prendiamo la nostra pistola per colla a caldo, mettiamo un puntino di colla e poi subito incastoniamo una pallotta verde. Le pallotte sono di diverse intensità di verde, come vedete, e soprattutto di differente grandezza, quindi vario, per dare maggiore movimento all'alberello. Vediamolo prima alla luce e poi al buio. Qui c'è il lumino, accendiamolo e... ed eccolo qua, non è bellissimo? Un soprammobile davvero d'atmosfera per illuminare le nostre serate di Natale, magari metterne uno
o due sul camino, su una bella mensola e far riflettere tutte le luci del Natale su di noi e sulla stanza. Ed ecco qua, visto che bello, ora faccio le foto e noi ci vediamo dopo. E come traspare tra le biglie quella luce meravigliosa. E avete visto com'è facile fare delle biglie, delle perle, diciamo così, con la colla a caldo? Se la trovate trasparente potete dipingerla dietro e vengono uguali a quelle in vetro. Provate e fatemi sapere cosa ne pensate. Provate anche a fare questo alberello, ma potete fare anche lumini, lanternine, insomma tante cose differenti con tante forge differenti. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, regalami un pollice in su, condividilo sulla tua pagina Facebook, così che Arte per Te venga conosciuta da più persone, se pensi che se lo merita. E soprattutto vienimi a trovare sempre qua per il prossimo video. Io ti aspetto anche sul canale Due Cuori Una Cappa, quello che ho insieme a Gabriele, e su Ombretta, il mio canale personale, dove si parla di tante cose divertenti che accadono a noi ragazze. E allora basta cianciare, andate a fare tante perle di colla a caldo e poi ad assemblarle per un albero di Natale fantastico per le vostre decorazioni natalizie e per le atmosfere più belle e più calde. Vi mando un grande bacio da Ombretta! Ed Arte per Te è tutto, ciao e buona preparazione al Natale!